Mr. Walker. Come on, Mr. Walker. Hey, come on. Andate qua vicino, nel piccolo del forno, a casa di Don Rosario Gatto. Proibisco di manifestare così davanti a me la vostra bestialità a danno di questo povero uomo. E sia detto una volta per sempre. Scusasse, signor Cavaliere, io dico pure un uso magari. Ah, seguitate ancora? No, signora, non parli più. Ma che andare a fare a casa dei scusanti cristiani? Mi direte che il giudice istruttore è andato a parlargli e lo farete venire subito qua. Sì, signora, va bene, abbiamo scomandi. E tanto, andate. Va bene. Che dice qua questo signor Cardellino, Che dice? Ma c'è questo curioso. Che tanto mai il giro con gli altri giusti. Ma tu sai come ti chiamano in tutto questo paese? Il giudice Cardino. Sì, sì. Mia giacenta, un po' di forza. Alla cava, cava. Ma che perché? Signore, le cose dei vincere. Un uomo serio, va. Ah, sì, Io per modesta capriola cose dal bambino. E voi allora parate così? Rispetta la nota. Ma andate là, facciamo scherzi. Ma via, accomodiamoci. Qua siamo in camera caritatis. Io quando ero bambino giocavo con i miei compagni al tribunale. C'era uno che faceva da imputato, uno da presidente e poi altri da giudici, da avvocati. Ci avrete giocato anche voi. Io vi assicuro che eravamo più seri allora. Pausa, pausa, veramente, questo è vero. Questo è vero. Usando gli occhi. Non fa niente. A parte, sempre, sempre. Sì, è una bruciata che mi darà un avvocato difensore. Poi noi non facciamo legge un procuratore. Tutta la grandezza era nella toga con cui ci paravamo. Ora che siamo grandi e abbiamo ciascuno il peso dei nostri pensieri e delle nostre misere, ci sembra essa la toga, invece, un gioco da bambino. In questa giustizia che amministriamo è spesso il vedere il gioco che si possa immaginare. Ecco qua, signori miei, lo vedete? Io ora devo istruire questo processo. Niente di più iniquo di questo processo. Iniquo, perché qua c'è una vittima che non può prendersela con nessuno. Ha voluto in questo processo prendersela con due. Voi vedete due che mi sono capitati così, sotto mano, e sì signore, la giustizia deve dargli torto, torto senza remissione, ribadendo così, ancora una volta, l'iniquità di cui questo povero uomo è vittima. Ma che processo è? Ma tu cosa c'ha? Il Rosario Gatto. No! Ma la diffamazione ormai io da tanto tempo, tutto paese, ho avuto anni.
trovare il permesso, che è diffusissima la sua fama di dittatore. E i numerevoli testimoni possono venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni ha dato segno di conoscere questa sua fama. Sì, sì, impedendo con terribili proteste. Hai visto? Lo dici tu stesso. E come comandare? Coscienza? Un figlio e ti do fatto per avere fatto quel gesto al suo passaggio che ormai da tanto tempo sognano fare tutti apertamente. È vero. Scansatene, signore. E poi mi fate meraviglia, amici miei, io mi porti qua questo cartellino. Eppure me lo porto. Perché per me è la cosa più cara che ho. È l'unico ricordo di mia madre. Siamo rimasti soli noi due ora. E per me è indispensabile, non me ne posso più staccare. Imitando così con le labbra il suo verso, lui gli risponde. Io non so che cosa gli dico, ma se lui gli risponde è segno che poi c'è qualche senso nei suoni che mi faccio. Eppure deve fare come noi, amici miei, quando crediamo che la natura ci parli, con la poesia dei migliori, con la misura del suo cielo. Mentre la natura forse non sa neppure che noi esistiamo. Addio, caro mio, secondo me è questa filosofia che ti rende proprio infelice. Avanti. Il permesso, signor cavaliere, il tuo a casa non c'era. Ci lasciai detta una di suoi figli e come vedi, come andrà a cercare. Intanto è venuta a figlia di grande, tu sei detto, se poi c'è un po' di ricicoli. Ah, no, io voglio parlare con lui, con lui. La preghiera, io tutta scantata. Va bene, grazie, Mario. Tranquillo. Contro un figlio di signa, tutto. Tutto un grande.
fatto a tutti e da tutti. Il bene solo a quelli che ne hanno il bisogno. Mio padre c'è me. Ci pare che non hanno bisogno. Sì, signore, ma questo bisogno di aver fatto il bene rende spesso così felici gli animi di coloro che si vogliono dimenticare, che il beneficio diventa difficilissimo. Capito? Quale via? Quale posto? Né questa
vista da adesso né quella del processo. Già, scusate, non è l'altra, sono tra loro, oh sì. Non è vero per nientissimo affatto, signor Fiorucci. Oh, ma nel processo voi accusate come diffamatore per tutti i giovani perché vi vedono ghiezzato. E ora qua, vi vedete davanti a me, parato così, un vecchio direttatore, e pretendete anzi che io tenga la vostra ghiezzatura. Sì, signore, perfettamente. E non mi pare che ci sia contraddizione. Ma pare, signor giudice, che lei non capisce niente. Vede, dite pure, caro Chiacchiaro. Dite pure, caro Chiacchiaro. Lascia un po' pure. Ecco. Non solo ci faccio avvedere che lei non capisce niente, ma anche che lei è un mio acerrimo nemico. Io? Sì signore, lei che si crede di fare il mio bene, fare il bene, lei è il mio più acerrimo nemico. Mi dicesse una cosa, ma ha usato un figlio di sindaco, ha chiesto il patrocinio dell'avvocato Lorenzo? Sì, questo. E lo sa che io, proprio io, lo sa che ho chiaro, sono stato dall'avvocato Lorenzo a darci tutte le prove dello fatto, che è da più di un anno, signor giudice, tutti, e proprio tutti, vedendo le passate, saciano le corna e gli altri scongiuri, più o meno qui. Ma anche, signor giudice, prove documentate, testimonianze irripetibili, di tutti i fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, dico incrollabilmente, la verità di questa voce. Come? Voi siete andati a dare le prove all'avvocato Cressani? No, da Lorenzo, non si signora. Scusate, ma capisco anche meno di prima. Ma no, lei non capisce. Ma come, scusate? Voi siete andati a portare codeste prove contro di voi stessi all'avvocato avversario. E perché? Per rendere più sicura la soluzione di quei giovanotti. Ma io allora perché vi siete preparati? Ma in questa domanda appunto è la prova che lei non capisce niente. Io mi sono operato perché voglio il riconoscimento ufficiale di questa mia spaventosa potenza. Ma non capisce ancora. Io voglio che venga ufficialmente riconosciuta questa mia terribile potenza, che ormai è l'unico che dovevo cantare. Per capitale, povero Bianchi. Ma dicesse una cosa, signor Giudice. Lei per esercitare questa professione, pure malamente come la esercita, mi dica un po', non ha avuto bisogno di prendere laurea? Sì, la laurea. Ebbene, voglio anch'io la mia patente, la patente di iettatore. Tutt'altro che burro, burro legale, iettatore patentato dal vecchio Trento. E poi, io dico, che te ne fai? Come che me ne passo, caro re? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. La patente sarà la mia professione, la mia capitale. Ma non lo sa lei, signor giudice, che mi hanno assassinato? Che lei non mi lieta pure, mi stavo fuori.
con una moglie malalinda e con due figlie femmine, che è nodo se ne vuole pigliare, e ti soffischi meglio. E lo sai di che stavo trattando. Ti dico che se ne va da bocca, un figliozzo maschio, chi ha pure due famiglie e due figli. Ma può fare come figlio sta vita per me? Altro non è che fare la professione di età. Ma come la fai? Come? Chi ci guadagnate? Che ci guadagnate? Ora ti dico cosa faccio e che ci guadagnate. Ma intanto io mi avessi conosciuto lo studio. Questa parte scoppiata, sto cappello, faccio tanta, appena le indagano la patente, io entro in casa. Lei vuole sapere poco, me lo domanda appunto perché lei è un mio nemico. E io, ma che pare? Il signore! Che si ostina a non credere alla mia potenza, ma per fortuna tutti ci credono, sa? Tutti ci credono. Questa è la mia potenza. Ci sono tante case da gioco, sono nostri. Non c'è bisogno di dire niente. Basta che hanno presente. Mi pagheranno sotto mano per farla andare. Mi metterò a furiare con un amore intorno a tutte le parti. Mi sta bello una davanti alla via, ora davanti a Napoli. Mi metterò un posto così, mi metterò a guardare te così. E chi vuole la casa da lui? Nel suo principale lo voglia voi, i figli, per fare l'andata. E farlo impostare davanti alla bottega del Polimano. Capisce? D'ora in poi sarà una tassa che ti metterò a te. La tassa dell'ignoranza. Quale tassa dell'ignoranza è tassa dell'ignoranza? La tassa della salute, caro re, perché in tutti questi anni ho accumulato tanta bile e tanto odio nei confronti di questa schifosa umanità. Davvero credo di avere in tasti occhi la potenza per far ricordare le fondamenta di un'intera città. Si tocchi per Dio, non vedi che lo stavo per ascolto. Va, va, se tu esisti! E andassi a istruire sto processo. Che deve fare l'epoca in modo che quei due giovanotti escano assolti per inesistenza di reato. Questo varrà il mio riconoscimento. La patente! La patente! Ci voleva credere, gli ho dato la
Pagani in Lazza. Violante Spara Paolo. Scusi, avvocato, ma posso scendere? Provo di prendere il piccolo qua.
Come piace a lei? Oh, oh, cosa? Sapete un tema, eh? Io non ho intenzione di pagare nulla a pagare. Non paghi tu pesi, ti paga l'erario. Ah, perché se c'è stupido le fatture. Comunque a mia, se sta pagato, lo pago un po' di più. Quindi, cuciere, raccomandate, raccomandate, cuciere, cominciamo con la chiamata dei testimoni. Si sa che ci dovrebbe essere Francesca Storchi, buon chiamato. Si può permettere, da subito, da cuciere, non ci va di mancia nostra. Chi tu era presente, e ci può puntare con tutto. Silenzio, silenzio voi, sedete, sedete. Sedete ancora, cuciere, per cortesia, chiamate la Storchi. Francesca Stonchiti! Vi senti, Casuglio, permesso, permettiti! Ah, è permettiti, che scopo è? La strada mi passata! Dunque! Ma vedi, che sto bene! Ma oh, se stiamo bene, la figura è da schietta, Sugno, ah! Vedi? Quando uno è morto, Storchi, si dice voi, vostra madre. Ma da è morta anche questa.
anni 35. Oh, ma lo stai dicendo? Ma tu di chi è che? E chi taglia rosso? Oh, Piero, oh, non scrivete niente, eh? Che poi mi resta scritto. Io, vi sta vinto. C'è tante altre di giugno, 15 giugno. Ho capito. Ed è che lo sapete fare da voi il conto? E perché fate male la giorni? Uio! Ma l'ignura, Viola, ma andare a farlo! No. Dunque, gli anni 32 avete detto? Signore. Giurate. Viola, ma santa di me mai! Ehi, non mi rimuoceva un po'! Vuoi fare l'arca a stare male? Santa pazienza! Va bene, dite come dico io. Giuro di dire. La verità, tutta la verità. Gesù, 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 che c'è questa madre cilenta? Allora come la luce? Quando mai di sta buca, ha manesciuto anche il sogno. E poi io devo confusare. Ripetete gentilmente, la verità, nient'altro che la verità. Sì, signore, la verità, tutt'altro che la verità. Se ne va. Prego, secondo me, cancelliere, secondo me. Ma
Come, cosa avete scritto? Naturalmente, è una lettera. Dunque, buona donna, continuate. E ciò, come stava dicendo, la giornata, tu intime a solette ciavaglia cici, cioè ti dirò e tutta la ciminessa, ti mise una fuccia a testa e faceva. Che cos'è la fuccia? Oh, ma che non so la coscienza, capitano! Ma non si scherza! Cosa avete detto? Ah, Giuscia! Non deve niente, è stato un bacio! Ragazzi, ti domando a piccolino, tu sai? E come? Per caso che c'è una cristiana che cammina? Mi ha lasciato la testa, dico giusto di lei. E poi non scendo, più giusta di tipo di pietra, Giuscia. Vengo e mi spiego. E la Giuscia è quella cosa che mi chiede una amica del terra? E sta cosa? Silenzio! Come si dice? Bottiglia! Come vuoi, bottiglia! Oh. Perciò,
in lanza e la trascinò per i capelli. Allora, come si sfuggì da vivere internati, chi le va a zoccola, vorranno così, ci ne visto un po' tutta testa, che ci nasce un cumulo tanto! Che cos'è questo cumulo? Oh mia, la ci metto che non capisci. E poi, perché no, invece di dirti che non ci spiegati che tu vieni. Cumulo è una cuscicata, una chitto, vai! Cuscicata, a chi? Ma da lì qua io la vostra, come parlare? Siete la testa. Stiamo interrogando voi e voi dovete
fare? E dico però, finché lo avremo, mi dai a dato. Oh, si è andato così. Ve ne potete andare. Ma cosa ci metto? No! Dovete tenervi pronto per ogni evento. Ma siete
fare tanti beati, io gliela dico. E allora, quel giorno ero di servizio in Viale della Libertà, vicino ai pressi del Piazzolero, la quale, dopo averla pedinata un po' su e giù, mi avevo posto di mezzagiorna sotto una panava. Quando a un certo momento, intesi un piccolo rumore di rissa tonnesca, quando mi sai, queste due donne con le sue voci acute vogliono turbare la tranquillità della strada passata. E guardava l'altro come un gatto non muore, come se ci volesse
sputare sempre addosso. Ah, puttana, ma sì, datemi una definizione di questo. 5 soldi. Su, allora 5 soldi è un coltello di misura 3 cm più lungo che costa 5 soldi e serve a netta frutta, a netta ricchi e altro, come a manzanini, non lo so. Non capivo. Visto la carta maravigliata e che poteva finire a morto di defunto, comincia a gridare al di sopra il paravento. Angola! Non ti allazzare! Fermati! Ma che? Ma che? Ferma il corpo! Alzate, perché si è alzato. Ferma il corpo! Sento che... Ti spiace, non è per migliorare in direzione del Pasquinella, lasciandolo di caduto per terra, la faccia davanti e li vedo a punare tutti. Sì. Che cosa ci stava a fare? Chi? Il Parlamento? Sì, sì, che cosa ci stava a fare? E appunto, ci stava a fare. Dunque, a questo punto, prima che ho visto la vista del ferito, il quale cadendo sotto la faccia a terra, emanava dei lamenti umani, gridando, ai, mamma so, ai, mamma so, ai, mamma so, mentre il feritore fuggiva correndo. Onde io, adesso, pronto. Gli sparo il passo, pingo la pistola dalle cianche, accidenti, tuo olive vivere e ti producono finire la da fuoco, quando entrava la polli sinistra del cacchio e uscita, fuori uscita, te la massa scavolare a scellare. Vai, 30 giorni, salvo, complicati. Allora, è vero che voglio rispettare, sia seduto la vero, allora è vero che voglio rispettare, ma io non so qualcuno che se lo dico nelle mie articce, ci stiri il collo come un cavo facciato. Asciusci! Asciusci! Basta, sì. A questa intimazione si è resa descrizione. Pertanto ci ho fatto una seconda perquisizione domiciliare sopra la sua persona e ci ho trovato un secondo coltello fuori misura, ossia un licca saluni. Ho sporrato un faro! Sì, cosa fa tutto? Croscio! Parole oscene, che ha detto Roccio, che non fa più. Ha confuso con il compagno Fabio. Allora, ci dice seguito che quando lo stava accompagnando in camera di sicurezza alle carceri dei cazzi, ha incognato la soprannominata Concetta Stonchini e ci ha parlato nell'orecchio lui, dopodiché le succhiate. Se ci permette, signor dottore, ci vorrei avanzare un'istanza. Come? Ci vorrei avanzare una stanza. Né avanzo di grado e nemmeno una piccola definizione comunale, no, di soldi. E va bene, dico da bene. Ma le tellite della contraddizione con l'Inca Saponi, perché lo vedono? Forse la sua illuminata persona non dà una spiegazione, non lo so. Ma che c'entra il fregone con le spettanze della contraddizione? Andate, andate, rivolgetevi alla vostra amministrazione. Posso andare? No, no, piuttosto. Sì, sì, per il momento andate, ma tenetevi pronto per qualsiasi evento, per qualsiasi. Sì, può andare, vada. Ma dico, corpo di Giuseppe Garibaldi vestito di fata tocchina, ma tutti con 5 anni ce l'avete, ma se qualche giorno
esalto lo stirpizio, sapete che faccio? Mi spoglio di questa divisa che indosso e formo una società denominata Guardie CC Dimissionari. E lo rilascio. Ciao. Che mi spiego come andare a Cina? Ma
macchie di città rama, asserisce invece nella sua deposizione che voi non solo foste presente al fatto, ma che il feritore, dopo aver consumato il disfatto, vi abbia parlato